L'ho aperto. Beh, il link lo sapete, spero. No, sì, ho trovato sul codice. Channel Nota 2, Twitch TV, Channel 2. Sì, sì. Lo piglio dal forum di Nota 2. Missione. Tipo merita mutarsi in TS, se no si fa casino or. Sì, ci mettiamo. Forse che muti lo stream. Vabbè, tanto sarà un delay di quanto? Di una trentina di secondi, 20 secondi? Beh. Una decina di secondi. No, 5. Vabbè, se no muto TS e parlo e basta. Ah, sì, parli lì è meglio. Sound muted. Pick up the standard. E poi la picca. Ban. Atage. Stiamo buon piccolo, non lo utilizzevo per ora. Sono abbastanza off. Un po'. Prepare for battle. Questo bug. Naya mid, Versir jungle. Hey, wake up. Oh, sì, sorry. Ops, sbagliato. Le vado a tenere sotto. The battle begins. Pure pullato, nice. Sopra, se vende. Beh, ora in teoria dovesse vincere due lane. Sotto non possono fare niente. Mid, beh. No, buon deny. Forse, aspetta, non ho visto una cosa. L'orso intanto è meglio mandarlo qua, in questi casi. Non serve a niente che vai qui intanto. L'orso sono due sotto per forza, non c'è altro modo che lenino. Quindi è meglio questo tipo di scoutabili magari qua. Così evitiamo una sorpresa tipo questa. Che è successa dopo. Tipo questa, ecco. C'era l'orso, magari li vedevano, eccetera. Non è morto nessuno, però ok. Regen sprecata, ecco. Andiamo avanti, avete visto. Ho letto l'elena, va benissimo. Sotto vinta, cioè, a meno che la gente non faili in maniera clamorosa. Sopra è free farm per gli android. Mid è even, dipende da chi play, chi gioca. Ward intanto è un po' dai. Qui, ok.
tanto per la rage, se non moriva prima, quindi non lo slow. Aspettare livello 2 prima di andare. Ovviamente il void è abbastanza inchillabile, a meno che non abbia mana per saltare. Sta ward forse la meglio metterla qua. Ma senza slow è anche inutile spiegarci mana. Mi è morto, eh. Qua non la devo guardare, non la devo pulare. Qua ci dovrebbe essere più pressione, tipo. Cioè, tipo, loro due dovrebbero sempre stare attaccati. Cioè, sono due contro tre, non è ridicola. Hanno Void, c'è cioè, due Demon. Cioè. E Rubik deve stare attaccato a loro due. Ora, comunque, se hai intenzione di fare una trilla aggressiva, piano un Jack Hero, non so quanto sia utile. So chi ce l'ha bannato, ma probabilmente dovrà avviare il replay. Ah, tipo una Lina. Una Lina sarebbe stato meglio. So, qualcos'altro, insomma, cosa di proprio aggressivo. Beh, anche un Jack Hero va bene, però, nel senso, per killare la gente. Sicuramente è meglio una Lina di un Jack Hero. Anche qua, vabbè, qua l'abbiamo già visto. Come ha detto Ruby, che doveva stare qui. Questa wall poteva essere messa qui, secondo me aveva più senso. Tanto non credo che Shadow Demon verrà qui a gankare, ad arrassare anche questi 3v2, quindi. Qua il Rubik dovrebbe stare qua e contestare sto pull. Non potete fargli fare exp 3v2 con un Darkseer in foresta, ecco. Sopra come va? 17. Doveva essere un po' meglio, vabbè, non è pessimo. Ok, Double Venom ce l'ha. Ops, ho perso tutto. Che è successo qua sotto adesso? Questo fare qui non ha senso perché uno non avete il danno per killarla, perché uno si disrupta, due Jack Hero non fa danno e siete livello 2, quindi quello non lo killerete mai. Qui c'è il Void che fa il danno, insomma a livelli bassi non è facile, massa armor, massa danno, poi c'è un Darkseer qua. E comunque non l'avresti chiedata, era troppo distante. Shadow Demon, non aveva senso andarci. Fosse stato qui. Ok, vai, sei qui. Troppo distante, rimanere qui a livello 1 non fa danno. Potete killare nessuno. Infatti ora se tutti muore, se 2-1 muore, quindi. Nex non muore perché c'è il KB gratis. Anzi forse ci muore. Blinka. Rage, anche la speed. Sopra 27. Vai, va bene. Mid. Vedere che sta vincendo. Farm siete messi bene, avete 3 lane, avete quelle con più farm. No, non un jungle, però un Darkseer, voglio dire. Guardate mid gankare. Oh, l'ha gankato, non ho visto. Ma
Secondo me si stippava, si poteva salvare, vediamo un po'. Se si tippava al vacuum il tizio? No, si tippava ora si salvava. Forse, andiamo un po'. Magari se correva giù di qui. Però non capisco perché la seconda non è Boots. Non è Boots. Magari si mangiava il tango qui. Si mangiava il tango, che Boots scappava, magari ce la poteva fare col TP anche. Il problema è che Jakiro non offre danno, quindi non potete killare nessuno. Sto Mina col Burma Shield è difficile da killare. Ovviamente è un crastone, non ha preso il backtrack contro la Trilane, però... Oh, entengo. Sezione ward, una ward qua, ok. Heal 6 ora. Andiamo un po' avanti. Certo, all'inizio sto pessimo. Cioè, dovevate mettere più pressione sullo Shadow Demon. Anche quando si è infilato qua negli alberi. E non l'avete visto perché la chimera era qui invece di stare qui. Dovrebbe stare qua. Non ha senso stare qui. Siete 3v2, dovete stare qua. Non fargli fare né exp né niente. Completamente aggressivi. Soprattutto con un Dark Seer in foresta che è completamente inutile. Per farmi più o meno decoroso, direi. Tutti nudi loro, più che altro. 4 creep il Void. Anche se anche il killato non ha fermato niente, quindi il lavoro della vostra lane sta funzionando. Avete ninjato pure un creep. Ora mangio l'albero. Nice. Oh god, no. No. Mi ha mangiato l'albero sbagliato, squilibrio. Abbastanza evitabile con la morte, però anche perché non, cioè non ho capito qual era, cioè qual era il senso di alzarlo, non sarebbe mai morto la X, cioè c'è la rage eccetera, non serviva niente. Vediamo un'altra volta, cioè bastava andartene, cioè senza Boots, senza niente, cioè c'è rage intanto. Non sarà una entrata di alcuno, infatti qua poi hai mangiato l'albero sbagliato e si è bloccato qua in mezzo. In questi momenti qua, ma è... magari iniziare a pressare un po' la torre. Auto attaccando i creep, magari non te li prendi con due mini difficili di miss. Mid intanto. Niente. Facebook ce l'hai già. Nice. Tanto il loro void ha 6 creep. Huge big dodge qua. Magari vista che la lane comunque non potevate killare, potevate magari smokare mid e provare a killare il Dark Seed. Tanto una X qua non può morire. Cioè. Se avete, cioè, se vedete che non potete fare niente, magari smoccare nel mid, non so se avete fatto prima, magari me lo sono perso, non so. Anche perché non ha Naya con livello 2 del Jakiro, cioè, killabile, ecco, più il Vortex, con una Sentry, si kill. 39, 34, 23, ricordo, siete sopra, di exp, pari, Boots. Boots sulla sua base... prima nei Facebook magari avere un po' di mobilità, se ti gankano sei morto, ecco. Ti ora li hai presi, nice. Ora iniziare a mettere pressione con sto orso, non può star qui e prendere exp. C'è l'orso con i Facebook, se ne hai un altro da rifare comunque non è un problema se lo perdi. C'è l'orso qui, non sa bene cosa fare, cosa... Cioè, mettila addosso, non potete fargli fare exp, è la lane più forte, fate fare quello che volete con sti orsi.
peccato, cioè nel senso, peccato perché è tempo perso questo. Siete qua, le X tanto non può morire qua sotto. Cioè forse con la cronosfera, ma cioè potevate magari gankare mid o gankare sopra e tiparvi sopra per provare a chiudere il suo mino. Magari il Rubik, un TP qua, facendo sto giro qui. Magari con un root lo killate. Boh, quando c'hai Facebook è difficile che scappi. Cioè, ti piegare bene il tempo, è inutile stare qui. Magari potete tippare di sopra, visto che non avete fatto niente qua sotto. Dovete tipparvi qua e pullare alla FIAR, non so. Voi noi facevate livelli, soprattutto con Rubik, magari il Giacchino può stare sotto, tirare dai spot difensivi. Al Giacchino fare stai qua e provare a killare questo e pullare queste due torri. Non possono fare molto se li pushate le torri, non hanno altri push, non hanno niente. Magari comparsi la cetta con la X contro il Fury, non aiuto. Equilibrio, posso muore. Ah, quello killabile. Oh, peccato. Alzalo. Ah. Un TP magari nel TP è un po' tardi. No. Ok. Se avete tippato prima magari sarebbe stato meglio. Anche perché magari il Rubik non sarebbe morto. Per lo meno se, cioè, sarebbe stato un trade un po' più favorevole. Perché è morto prima. Ho visto. È morto solo il Rubik. Poteva andare molto meglio. Che faccio un coso. Un Wild Furion. Che tip. Andiamo avanti. Cazzo, parecchio tempo perso sui support. Ecco. Cioè, se vedete che avete una telema, non riuscite a killarli, eccetera. Boh. Pullate qua, gankate sopra, gankate mid. Ecco, boh. Tanto la torre sopra è ancora, cioè, perché è ancora tipo full? Cosa ha fatto nel frattempo? Vediamo. Ah. Ma qua inizia il fight. Perché non ho fatto attaccare? Sono tutti sotto. È vero? Nel senso. Dire's bottom tower is under attack. Ok, che sta facendo? Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is up. Radiant's structures are fortified. Beh, il farm c'è comunque 54 creep. Doveva essere un po' di più, però va bene. L'orso? Perché non hai fatto l'orso invece di suicidare? Oh god. No, tango. Morte veramente oscena. Tanto non ho capito quale senso di mandare un orso con 200 di vita su torre. Fa rifarlo nuovo, no? Summalo e basta. La X 51 creep e loro voi 18, ancora 18 creep. Come avete fatto a perdere questo game? Impossibile. Curse più o meno formato. Forse magari la mai uppare questa contro una specie di sorta di melee come. Più altro è poco attivo sulla mappa. Se sono anche adesso, sono tornato in base prima, aspetta, andavo indietro. Ok, qui, qui. Ma sei rimasto mid, ok. Forse avrei fatto meglio di tornare in base. Magari ti parti sopra.
uno smoke, magari ti passi sotto qualche cura, perché stare in mid e non fare niente non ha molto senso uno storm. Soprattutto con la X, potete fare una X bomb, killare qualsiasi cosa. Andiamo avanti, abbiamo già visto. Scusa, mi sono perso qualcosa. Ah, questa è la cosa di prima. Dopo indietro. Qua è dove è? Qua finalmente un tipo da sopra, anche perché cioè una X la potete pure abbandonare sotto, non può morire da un Shadow Demon più nel Void, quello che intendo dire io. Con support che fanno così pochi danni, a meno che non li killate livello 1 cattaneando bene la roba, o se no abbandonate e fate altro. Dire's middle tower, Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Buon trade qua. Più bene tanca la torre, perfetto. Va benissimo. Due torri forse, nice. Armlet quanto manca? Perché non posso cliccare su l'orso? Quasi. Questa torre la potevate prendere. Sono usci l'orso. Comunque, TP sopra adesso. Rubik non c'è la TP, no. Beh, forse muore solo la chimera. Ah no, stop stippato. No, lo sto macchina sotto. Radiant's bottom tower is under attack. C'è un wizard, Dire's courier has been killed. Che altro lo storm ha 48 creep, ma cioè, poteva essere molto più attivo sulla mappa, ecco. Beh, 4 kill ok, però poteva magari anticiparsi un po' di più, anche perché ferite è molto più facile se kill invece di perma a farmare, potete anche pigliare le torri eccetera. Rischioso con la sfera di Marto, si spava il furia. Intanto fai cos'era sta roba? Che è successo qua? Ok, ti passi qui. Adesso salvo. Comunque. E ora incano sotto, una sfera. Ruba. Bravo. Beh, magari potete. Tacca. Nice. Vabbè, non può morirci. Dire's top tower is under attack. Oh, root. What? Non lo usate i Facebook? Ah sì, lo usate. Sono portato a prendere un po' di Axe per la chimera, va bene. Anche perché ne ha perso una valanga all'inizio. Rubicon con la sfera. Radiant's bottom tower is under a Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Radiant? Questa torre la potevate prendere, cioè. Se veniva lo storm tipo, cioè, avete Don Druid che si mangia le torri. Che altro, cioè, hanno il Void che non fa danno perché è nudo. Avete una X che è tipo Armlet, avete l'orso con Armlet, cioè forzate fight, avete i migliori eroi da mid game del gioco. Ah, l'Armlet non ce l'ho ancora, the fuck? È morto due volte.
Avete Storm, avete una X, avete Zone Druid, forzate i fight. Non hanno niente loro. Ok, temp c'ha poi. What the fuck? That man? Più che altro Storm e Storm in AX devono iniziare. Cioè, se pigliare sta roba dovete abusarne, però. Non so se pigliare Storm in AX e non fare mai una AX bomb. Con lo Storm. Sentry? Ma è male uguale. Dire's bottom tower has fallen. Avete trovato sto game, avete già iniziato a trovarlo, è impossibile. Accetta, c'è ancora, tra furia. Radiant's top tower has fallen. Sto armlet? Una X, anche magari farsi rush, non so. Avete sto mino, un druid. Oh. Oops. Qua non so pendato ora, spero. Senza tango. Tango deve sempre avere dentro il furia. Oh, accetta, ma vedete qua, insomma. Sono morto. Dire's structures are fortified. Ora mi ha ripreso, più che altro non so come sia possibile che aveva ripreso così tanto Void, tanto telecrip, aveva tipo, si batte il fiore 20 minuti, aveva tipo 8 o 10 minuti. Oh, TP ha preso. Dovete abusare di più di un druid, affettarci anche in 5, non è che non altri, perché devi farmare solo tutto il tempo. Se fai un build come Armlet devi abusarne early game, mid game, non era mai nei vostri fight. Non ha molto senso, come non avete abusato della bomb, stesso discorso. Se piate mai in app abusate delle cose che piccate, solo non ha senso piccarle. Nel senso, uccido 7 creep, 22 minuti. Ah vabbè, scrivimi dopo, se si vede poi. Sì, aveva parte di errori personali che interessa un poco adesso, ora come ora. Cioè, più che altro gli errori personali, più early game che fanno la differenza. Se muore una chimera a caso, non è che perdi un game, cioè, se ne frega, era inutile tanto a livello 8. Un po' l'orchid è andato 3 minuti. Tomino 97 creep. Questa roba qui dovevate farla tipo, non so,
10 minuti prima, 8 minuti prima, in 5 più le torri, non possono far niente loro. Cioè, più che altro dovevate, cioè, sotto dovevate giocare un po' meglio. Avreste preso sulle torri, non potevano far niente, era una lineup ridicola. Void, la Naya. No, questo minion qui che non ha nulla. E Dark Circa mica 24 minuti. È decisamente sbagliata la strategia, più che altro. A parte l'esecuzione, vabbè, quello l'ho abbastanza per scontato, ma dico, il modo di giocare questi eroi è sbagliato. Cioè, avete eroi da mid game, cioè, perlomeno build da late game, da mid game. Cioè, se fai tamburi e non fai Midas, devi giocare mid game. Cioè. E poi, se fai tamburi, poi fai faceboots, non fai threats. Se fai abusi della move speed, a me non abusane completamente. Dai, comunque l'orso, basher, ok. Sarebbe meglio farsi un Hyperstone, non so. Farsi una Kuiras contro la Naya e Void, non fa schifo, qua intanto. Non ho visto bene cosa è successo lì dietro. Anche va. Vediamo un po'. Looking for me? Questa Orchid non aveva molto senso. Non aveva molto senso perché la Refraction l'ho già tirata, quindi per silenziarla per una cosa, non fare una rimbi. Ci sarà sicuramente un support dietro. Oh god, no, non ce l'ha. Vabbè, di solito c'è un support dietro con le Duster Bavaria, quindi era inutile tirare l'Orchid qua, è meglio tirarla su questo minion quando si è blinkato. Almeno avresti evitato la cronosfera. Cioè, nel senso, se guardiamo al Refraction addosso si vede, ok, c'è la... Vedi, se l'ha appena tirato, quindi, nel senso, cosa serve? Tirare l'Orchid, tirava l'Orchid su questo. Questo non succedeva, ok, per un po' perlomeno. Potevate disavlarlo con un po' con questo e altre cose. Non trovate sempre dall'altra parte comunque. Però se fate ste robe deve essere profit, cioè qualche torre deve cadere. Perché sennò non ha senso continuare a speed pushare ma poi non cade niente, cioè perdete solo i fight e basta, non ci guadagnate nulla. Cioè se più pushate in 4, se cade su un omino, fate in modo che gli androidi siano in una posizione in cui possa pushare una torre, erano tutti sotto loro. A me non questa torre qua, metà vita deve perderla, so. Questo cioè Aegis magari piade due territori, fate visto Roshan e poi pushate in 5 con l'armlet dell'orso, che lo fa prima l'armlet, pushate le torri, kill the Roshan, 100 gold a testa, guarda ogni cosa che fate. Andiamo avanti. E qua non so neanche se conveniva pigliare il Nullfield, cioè tutto hanno fisico intanto. Custo qualche item ce l'ha. Ho trovato anche pigliare magari Visage al posto del Jakiro per fare danno all'inizio. Cioè la gente muore con quello a fare lì. Niente qua, Roshan forse hanno fatto, chi l'ha fatto loro? Sono perso. Sì. Vabbè, ormai tre eroi. Vabbè, sempre su tre eroi sopra voi. Poi c'è il Void, c'è Manta, fa poco. Furion, c'ha X, Anaya, Manta, anche lei. Orchid, questo Basher Gold, come siete messi? Sto per loro. Che altro differenza che lo siano il support che lo c'hanno? Lui nudo. E loro c'hanno un jungler che è famato. La differenza tra fanno i vostri support che sono più o meno nudi, sia perché non, cioè, non c'è stato niente da fare sotto, nel senso, e poi perché non, cioè, nonostante non si è fatto niente sotto, non
ti dare una X invece del Rubik. Oh, oh, dove c'ho? Oh, big disruption. La Orchid non si usa. Vabbè. Adesso fight. Come potevo andare se usava l'Orchid? Che altro? Se una X va dentro così. Dentro chi era una X? Dentro l'orso, ok? Qua bisogna saltarlo instant. Sta gente qui. Boh, stomparla instant. Se vuoi tirare con la sfera perdete il fight. Cioè se tipo qua lo silenziava, lo stompa, lo scusavate in 2-3, non hanno disable, cioè hanno disruption, ok? Poi nel senso. Con un grip e più magari l'Orchid sul cielo lì, ma la roba non succede. Magari un po' migliore, una coordinazione un po' migliore, per così usare le dita in maniera un po' più decorosa. Fate Orchid, dovete silenziare il Void, fate apposta. Anche per gli altri eroi, Dark Seer forse, ma. Anaya, beh, c'ha Manta, quindi difficile che la silenziate. Il Void non ce l'aveva ancora, quindi. Oh, big disruption qua. Oh. Avevate un draft migliore, l'avete usato, giocato male più che altro. Cioè, migliore. Avevate delle migliori, mid game migliore, e praticamente anche un late game migliore se andava bene il mid game. Boh, nient'altro. C'è molto da dire. Questo game ora è finito, immagino. Beh, c'è molto altro da dire. Sto game. Beh, nient'altro. Mette. Se dovete dire tre cose, se dovete dire. Il perché avete perso sto game. Se, ripetendomi la morte. Uno, la tele in sotto. Che doveva essere una lane da kill. Non lo era per il semplice fatto che Black Hero non ha molto danno, ma a parte quello poteva funzionare ugualmente, bastava posizionarsi un po' meglio sia Black Hero che Rubik qua per non far avvicinare i super, non fargli fare niente proprio, magari stare qua in mezzo, non farlo neanche pullare e contestargli pull, non può fare niente un Dark Seer, non ce lo dico, non void contro una X, Rubik e Black Hero. Due, si vede che la lane sotto non funziona, smoccate mid. Andate, smoccate, chiedate la Naya o chiedate il furio sopra, pigliate la torre con un druid. Oppure il Jekyll sta sotto, il Rubik si tipo sopra, pulla, fa 6 fast, roba del genere. E se pigliate questi eroi e fate build da mid game, dovete abusarne mid game. Dovete abusare dell'orso con l'armlet, che è ridicolo. Della X con i drum e roba varia. Se no ti fai Midas. E anche lo Storm Bomb con la X Bomb. Secondo me avete perso per questo. E anche un uso non proprio ottimale dell'Orchid sullo Storm. E lo Storm poteva essere molto più attivo mid game. Non serve star mid con lo Storm a farmare. Quando killi loro e fai le torri, è molto male. L'Orchid la finisce molto prima. È tutto qui. Sound basta, resume. Non ho altro da dire.